Il ricordo della mia infanzia è quello che avevamo un mare così splendido, così fruttifero di pesce, ricci, c'era un po' di tutto. La gente si andava a dilettare e c'è chi andava per magari portare qualche cosa ai bambini per mettere la pentola sul topo. Poi è arrivato il sacco di Palermo e tutto quello che hanno tolto dal sacco di Palermo lo hanno depositato nella scogliera di Vergine Maria. Ed è morta la borgata, è morto il porticciolo. E una volta che è morto il porticciolo, la borgata non ha avuto più sbocco. Sì, abbiamo la spiaggia, ma è una spiaggia pessima, sporca, di pietre, pietrosa. Quindi non è una spiaggia come l'avevamo ai tempi di quando io ero ragazzo, che c'era una sabbia fina, bianca, bellissima. E allora, non solo che ci hanno distrutto il mare, perché i camion che venivano a portare la terra non lavoravano a giornata, lavoravano a viaggi. E quindi più viaggi facevano e più guadagnavano, e quindi più guadagnavano e più dovevano correre per fare un viaggio in più. Questa corsa maledetta ci ha portato al cimitero 5-6 ragazzine, maschiette, femminucce, che mancano oggi della borgata, che fossero uomini a 40 anni, 35 anni. Allora sono morti sotto i copertoni dei camion. Arrivato a questo punto, perso il mare, persi i bambini, abbiamo deciso di fermare questa piaga che dilagava sempre, non si poteva fermare, non la poteva fermare nessuno. Non ci potevano i vigili, non ci potevano i carabinieri, non ci poteva nessuno. E allora noi ci siamo messi sotto i camion, aggrappati ai camion, abbiamo chiamato aiuto, la borgata è venuta tutta allo scaricatore. Hanno mandato la forza pubblica, i teste di cuoio, ci hanno trattato come delinquenti, sai? Ci hanno trattato male. Prendevano la scusa che in quel giorno c'era il presidente Pertini a Palermo. Lo deve vedere Pertini perché noi stiamo facendo questo. Fatelo passare dalla Litorania, fatelo passare dal lungomare Cristoforo Colombo, che vediamo quello che avete fatto combinare. Non l'hanno fatto passare. Però da quel giorno, da quella marea di gente che poi si è culminata con l'occupazione della sala consiliare al sindaco di Palermo, allora un certo Martellucci, che non faceva altro che promettere e non dare, che a forza di promettere e non dare ne fece abbezzare senza mangiare, dice una vecchia poesia di un nonno nostro di Vergine Maria.